Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Iniziamo parlando del turismo gravemente colpito dalla crisi innescata dalla pandemia Covid e per questo il Consiglio regionale cerca di dare il massimo sostegno possibile a tutte le attività e al settore. E allora cerchiamo di capire quali sono le iniziative portate avanti dall'Assemblea Toscana e facciamo un bilancio pure per quanto riguarda le attività di Toscana Promozione in questo senso. Vediamo. Dare avvio al test unico del turismo che organizza la Toscana in 28 ambiti territoriali con Tuscany Together, promuovere il turismo sostenibile e sviluppare quello online con un piano flessibile dedicato ai flussi turistici domestici e di medio raggio. Sono queste le linee di indirizzo per l'attività 2021 di Toscana Promozione Turistica, approvate dal Consiglio regionale con il via libera al bilancio di esercizio 2019 e di previsione 2021. Le due proposte di delibera illustrate dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Buggetti sono state approvate a maggioranza. Toscana Promozione rappresenta sicuramente una leva importante del sistema economico e del PIL di questa regione e rappresenta, ahimè, anche uno dei settori che ha sofferto e che sta soffrendo di più e che avrà più lentezza nel ripartire. Quindi a fianco della promozione, delle previsioni e dell'indirizzo che questo Consiglio dovrà dare nel senso della più ampia promozione turistica intesa, abbiamo anche affiancato quelle misure anche negli scorsi mesi che ricorderete del sostegno all'Agenzia del Turismo, agli enti fieristici, a tutto quello che rappresenta la promozione dei patrimoni della Regione Toscana e dei beni della Regione Toscana. L'idea, la riflessione più grande che è venuta fuori in commissione anche con il direttore Palumbo e con l'assessore Marras è quella di avere una grande flessibilità nella gestione del turismo nei prossimi mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo 28 ambiti, abbiamo un pacchetto di 52 prodotti tipici e un'offerta turistica che sta cambiando anche nella domanda e nella richiesta, quindi con le permanenze più lunghe da parte di chi viene a soggiornare in Toscana, il relax che è uno dei temi che vengono più cercati, il lusso, quindi dobbiamo avere una grande attenzione a rendere flessibile quella che sarà la domanda e l'offerta da parte di Toscana Promozione nei prossimi mesi. Il bilancio è un bilancio di circa 15 milioni che ha una lieve flessione rispetto allo scorso anno per ovvi motivi, ma quello che cerchiamo di fare è muoversi in quei 7 ambiti che abbiamo individuato, che riguardano il turismo slow, che riguardano il turismo digitale, il turismo online, l'incoming rispetto all'outcoming, quindi preparare pacchetti valorizzando il nostro bene, il nostro patrimonio, condividendolo sempre con le associazioni di categoria. È quello che abbiamo fatto ascoltando 1500 operatori e che cercheremo di fare, cercando di dare e di preparare la strada per aiutare il turismo in un momento così difficile. Toscana Promozione Turistica avrebbe la possibilità, dovrebbe avere la possibilità di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare al turismo, per aiutare il turismo in Toscana. Spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta. Oggi c'è bisogno di piani concreti. Il turismo, qui siamo a Firenze, è la città forse principale da questo punto di vista, è una città che fa conti con le vetrine e con le saracinesche chiuse e abbassate. Non c'è bisogno di app e di portali, c'è bisogno di interventi concreti. Ho proposto di rendere detraibili fiscalmente i consumi culturali, le spese per i biglietti del cinema, per il teatro, per i musei, perché questo fornirebbe un aiuto strutturale a un comparto e darebbe anche un messaggio di considerare essenziale. Io ho parlato di una specie di medicina per l'anima, no? Così come i farmaci sono detraibili perché sono spese necessarie per vivere, anche i consumi culturali sono in un certo senso necessari per vivere bene, per affrontare anche i momenti drammatici come questi. Parliamo anche della rete oncologica in Toscana e delle attività dell'ISPRO, l'istituto che ha ricevuto il sostegno dell'Assemblea Toscana proprio per cercare di portare avanti al meglio tutte le attività fatte finora con grandi risultati.
Il Consiglio regionale esprime pieno sostegno alle attività dell'ISPRO per la diagnosi, cura e riabilitazione in campo oncologico ed impegna la Giunta toscana a continuare a rafforzare anche a livello economico il modello organizzativo toscano al fine di garantire prossimità di accesso ai malati, omogeneità e qualità dell'offerta, un'organizzazione del lavoro medico su approccio multidisciplinare mediante percorsi diagnostico-terapeutici unificati. L'impegno è contenuto in una risoluzione illustrata in seguito a un'audizione svolta con il direttore generale dell'ISPRO Gianni Amunni sul sistema toscano di prevenzione oncologica. ISPRO aiuta la comunità toscana a fare prevenzione. Fare prevenzione vuol dire intanto dare la possibilità a chiunque di noi di adottare sistemi di vita precedenti migliori o in ogni caso ad intervenire immediatamente all'insorgere del problema, e questo permette di avere risultati nettamente superiori. Chi non la vive questa situazione non può sapere cosa vuol dire. Io nel mio caso ho fatto 3 anni di chemioterapia e cure monoclonali. Sono cure che mi hanno salvato la vita, ma che mi hanno fatto fare un cammino veramente lungo insieme ad un gruppo di persone che via via ho visto diminuire. E te ogni giorno vedi una sedia che si vuota accanto all'altra e non sai quando anche la tua si libererà. Quindi è determinante, veramente determinante, poter sostenere questa istituzione sanitaria che è straordinaria per i risultati che dà e soprattutto per le vite che riesce a salvare. Molte persone, quando gli arrivano gli avvisi a casa, vai a fare l'esame del test delle feci, vai a fare il pap test, spesso non vanno, commettendo uno dei più gravi errori, perché non soltanto loro scivoleranno in questo delirio, ma trascineranno l'intera famiglia. Quindi è importante rendere ognuno di noi consapevole di quanto sia importante questa istituzione, ma è ancora più importante sostenerla affinché sia quanto più capillare possibile. Noi sappiamo che oggi in Italia 3,6 milioni di cittadini sono persone che hanno superato una patologia oncologica, il 37% in più di 10 anni fa. Questo vuol dire che la ricerca, l'innovazione nelle cure, la formazione del personale medico è essenziale per dare una risposta ai cittadini. E noi sappiamo che ci sono ormai cure personalizzate, tipo la cura cellulare CAR-T, che sono delle cure che permettono di risolvere alcune patologie oncologiche che prima non si potevano risolvere. Quindi insomma abbiamo una grande sfida tecnologica davanti, una grande sfida organizzativa, abbiamo una patologia oncologica che sta diventando cronica e quindi abbiamo bisogno di servizi sul territorio. Ecco, questo ci permette di dire ora che l'organizzazione a rete che la Toscana ha scelto alcuni anni fa è il modello vincente, che permette di avere su tutto il territorio regionale il massimo delle cure e un'omogeneità delle cure su tutto il territorio regionale. Noi diciamo che l'ISPRO può essere in futuro non solo il coordinatore della rete oncologica, ma sempre più un centro di riferimento non solo regionale, ma anche un centro di ricerca e cura di carattere nazionale. E quindi investimenti, conferma dei finanziamenti su ISPRO, su tutta la rete oncologica, e poi screening, campagna di comunicazione ai cittadini, dobbiamo continuare a fare gli screening. Anche nel periodo Covid i cittadini non devono aver paura, si muore anche e soprattutto, anzi i dati sono più alti purtroppo, di altre patologie come le patologie oncologiche. Quindi invitiamo e chiediamo alla Giunta che rilanci una campagna di comunicazione per invitare i cittadini a fare prevenzione oncologica. Infine spazio anche alla Commissione Pari Opportunità, perché è stato fatto il bilancio in aula degli ultimi 5 anni e delle numerose attività e iniziative portate avanti. 5 anni di attività con 85 sedute di commissione, circa 200 iniziative pubbliche e tanti patrocini concessi per sostenere la crescita culturale e per sviluppare pari opportunità in tutti i settori. È la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione regionale per le pari opportunità, giunta a scadenza di mandato, che la presidente uscente Rosanna Pugnalini ha illustrato in Consiglio regionale, ricordando quanto
quanto fatto sul fronte della violenza di genere, in particolare il monitoraggio annuale curato dall'Osservatorio regionale con dati messi a disposizione dai centri antiviolenza e la promozione del numero telefonico dedicato il 1522. Noi abbiamo una piaga sociale nazionale che ha bisogno di grandissima attenzione e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese, dobbiamo non solo mantenere alta la guardia, ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore. Quindi io vorrei, insomma, che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza, perché evidentemente nella testa di troppi uomini, ovviamente non tutti e ci mancherebbe, ma in tanti troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere, quindi una proprietà. E dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata. Donne e uomini non sono oggetti, e anche nelle relazioni affettive, quindi noi dobbiamo fare anche un lavoro verso le nostre bambine, i nostri bambini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi. Io come Presidente della Commissione ho provato a fare quel che potevo, e così le mie colleghe in questi anni, per far comprendere che l'affettività è una cosa bella, è una cosa sana, ma la persona che abbiamo davanti, uomo o donna che sia, non è un oggetto, e quindi c'è affetto, c'è amore, ma non si può pensare di far sottostare l'altra persona alla nostra volontà. Dobbiamo continuare a provarci in tutte le sedi, in tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli, che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte, ma anche tutte quelle persone che vivono nella debolezza della loro persona. Questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti, ma è nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico, ma spesso è anche psicologico. Le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società. E si parla non soltanto di donne, ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose. La nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge. Allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci. Significa fare un lavoro culturale innanzitutto, che passa anche dalle leggi, ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità. Cercare di far uscire le donne dalla condizione di dover restare in famiglia quando nella famiglia hanno una persona violenta, e questo accade per ragioni economiche. Dare loro lavoro, dare loro indipendenza e far sì che sfondino quel tetto di cristallo. Vi do un dato per tutti per farvi capire come anche in Regione Toscana di pari opportunità si parla, ma siamo ancora indietro. Nel secondo semestre del 2020 sono state fatte 27 nomine, solo 3 persone su 27 erano donne, il 27,27%. Questo è un dato che deve far capire come in Toscana non saremo all'anno zero, ma non siamo certamente ai livelli che può raggiungere una Svezia, ad esempio. È davvero tutto, la voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre restare aggiornati anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it su tutti i temi trattati all'interno del Consiglio regionale. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.